Continuano a soffrire le 58 aziende agricole della regione, una quarantina dell'Aquilano, che dal sisma non hanno ancora ricevuto gli indennizi per i danni subiti. La senatrice Stefania Pezzopane ha presentato una interrogazione al ministro per le politiche agricole. Sì, un'interrogazione nella quale ho coinvolto anche parecchi colleghi e per la quale ho chiesto la risposta urgente e diretta in commissione proprio per accelerare i tempi. Questa interrogazione nasce da incontri che ho fatto con questi operatori economici che sono veramente disperati. Sono passati 6 anni dal sisma e loro ancora non ricevono nessun rimborso, ma c'è un paradosso, diciamo, che aggiunge aggredine e anche preoccupazione, che questi operatori, sulla base dei bandi che l'allora ministro Zaia promosse, hanno dovuto anticipare delle somme e adesso con le procedure che la precedente giunta regionale ha adottato non riescono a recuperare queste somme. Si tratta di milioni di euro relativi ad un danno riconosciuto al 100%. Il peccato originale è stato l'aver previsto nel provvedimento un meccanismo di anticipazione che ha costretto molte aziende a chiudere. L'attuale giunta ha fatto una delibera che riconosce l'errore precedente macroscopico, però nonostante questo riconoscimento di errore queste persone sono alla disperazione, perché comunque già c'è stato il danno, hanno dovuto chiudere le aziende, hanno tentato di riaprirle, hanno anticipato le somme e non si vede la fine di questo tunnel. Io sono al loro fianco, si sono mobilitati, hanno costituito un comitato spontaneo. L'obiettivo qual è? L'obiettivo è far dare a queste imprese i soldi dovuti.